Oggi noi legittimamente, da persone per bene, educate, da persone civili, manifestiamo per ottenere quello che secondo noi per diritto ci spetta. Oggi manifestare in Italia è sempre stato un diritto dei cittadini, manifestare rispettando le regole, e noi vogliamo rispettare le regole. Questa è una di quelle azioni che intendiamo intraprendere per raggiungere un obiettivo, e l'obiettivo sicuramente non è solo il mio o del consigliere Foggio o del consigliere Randazzo, l'obiettivo è per l'intera cittadinanza. Noi oggi abbiamo una struttura che fa invidia a chiunque, chiunque conosca il settore sanità, chiunque conosca le reti ospedaliere, fa invidia, perché abbiamo una struttura che è costata 40 milioni di euro solo per ristrutturarla e per creare delle aree nuove. Oggi noi non possiamo perdere questa opportunità, è un treno che sta passando e che grazie purtroppo a chi non fa solo amministrazione o solo politica, ma fa a volte anche interessi personali, noi ci stiamo privando di un servizio e di un bene importantissimo. Noi siamo qua e vogliamo esserci fino alla fine, al raggiungimento dell'obiettivo. Rinasce dalle ceneri il porticciolo di San Vito qui a Mazara del Vallo grazie all'associazione Stella Polare ASD, uno sforzo immane che dura da tempo, ma con impegno ci siamo riusciti. Uno sforzo che dura esattamente da 5 anni. Perché quando noi parlavamo di riqualificare quest'area, alcuni pensavano che sarebbe stata un'impresa impossibile. Noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, abbiamo tirato fuori un progetto che secondo il nostro punto di vista, e oggi i fatti ci danno ragione, poteva essere quello giusto per riqualificare quest'area. Quindi oltre alla messa in sicurezza anche il discorso estetico e quindi l'abbinamento con l'ambiente circostante, che per noi era fondamentale. Apporteremo anche delle altre modifiche non strutturali ma solo a livello estetico, proprio per adattarci ancora di più a questo ambiente. Noi come associazione, io come presidente, sono soddisfattissimo del risultato ottenuto, anche perché, ripeto, ci abbiamo creduto fin dall'inizio. Non è stato semplice, abbiamo autofinanziato, ci siamo autofinanziato questo progetto, e quindi non abbiamo ricevuto nemmeno un centesimo da parte di enti pubblici, e solo così, dico, per farlo in tempi brevi si poteva secondo me fare. Quanto è costato? Ma ci avviciniamo alle 500.000 euro circa. Cercando di risparmiare, così come fa un buon padre di famiglia quando intende realizzare un proprio progetto, noi abbiamo fatto in questo modo, quindi ognuno ha messo del suo, tutti i soci indistintamente, proprio per concretizzare quello che prima era solo un'idea, oggi possiamo dire che è una splendida realtà. Abbiamo deciso, proprio per sviluppare il nostro territorio per quanto riguarda soprattutto la nautica da diporto e gli sport acquatici, di lasciare a disposizione, ma è previsto anche dal regolamento, il regolamento prevede un 10% di posti disponibili per le unità in transito. Noi abbiamo voluto dare qualcosa in più e ne abbiamo messi a disposizione ben 20 posti barca. Questi serviranno ad invitare tutti quei diportisti anche delle zone limitrofe a venire a passare qualche giorno a Mazara, e quindi dare un piccolo contributo allo sviluppo del turismo mazarese. Quindi dove non arriva il pubblico, sempre più arriva il privato. Speriamo che ci siano tante altre iniziative. Noi vogliamo essere d'esempio, perché le belle idee, le belle iniziative devono servire a far capire alle persone che quando si vuole i risultati arrivano, e certo non restando seduti, ma attivamente facendo quello che bisogna fare per portare a realizzare un progetto.
passiamo a volte anche per imbecilli, noi che mettiamo sul banco delle interrogazioni, perché la gente è come se pensasse, dice vabbè, questi sono accontentati di questa risposta che non è risposta. Io purtroppo non possiamo fare un dibattito, un confronto su quello che è stato lamentato e su quella che è stata la risposta, però possiamo dire, e lo dico con assoluta certezza, che non sono state date delle risposte ai cittadini su argomenti così importanti come ad esempio la TIA. TIA 2012, la gente deve sapere se deve pagare, se ci sono delle novità, se è giusto il ragionamento che è stato fatto, se non è giusto. Queste risposte ancora fino a questo punto non sono state date. Per non parlare del parcheggio, si giustifica l'amministrazione dicendo va bene, ben venga l'iniziativa privata. Certo, se l'amministrazione tende sempre ad aspettare, arriveranno prima o poi gli UFO a fare parcheggi e altre cose, quindi con l'attesa arriveranno pure da altri pianeti per fare le cose. E allora quando un'amministrazione prende un impegno preciso lo deve portare avanti. Se io decido di andare fuori città, se non faccio il biglietto dell'aereo o del treno non parto mai, e allora bisogna essere conseguenziale a quello che si dice e a quello che si vuole fare. Io ho detto questo, mi pare di aver detto tutto. Grazie. Ripeto, nulla di personale, non intendo offendere nessuno, però io non ho ricevuto, né io né i cittadini, nessuna risposta alle interrogazioni presentate. Grazie Presidente.